A Giancarlo Galan, deputato di Forza Italia, nello scandalo che ha portato a quelli che abbiamo visto essere gli sprechi per il Mose. Il GIP del Veneto dice che Galan ha asservito il suo servizio, il suo ufficio pubblico agli interessi esclusivi di un'organizzazione criminale economica, a suo totale vantaggio. Questo vantaggio si è concretizzato in 1 milione di euro di stipendio, si è concretizzato in speculazioni nel sud-est asiatico per 50 milioni di dollari, si è concretizzato in 1.400.000 euro pubblici per ristrutturarsi casa. Quella che si è fatta poi è diventata una gabbia d'oro. Galan sta scontando gli arresti domiciliari e mentre sconta gli arresti domiciliari continua a ricoprire la carica di presidente della Commissione Cultura alla Camera dei Deputati. Il Movimento 5 Stelle è l'Italia che vogliamo ricordare. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto fortemente che venisse rimosso da questo incarico. Queste sono state le risposte. La Boldrini, ma non è compito mio. Brunetta, sono delle pressioni indebite. Ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, apprezzo le motivazioni, ma non è compito mio. L'abbiamo visto qual era il compito dell'ex presidente Napolitano, l'abbiamo visto bene. E intanto, signori, a nessuno gliene frega niente della cultura. La cultura è il 5% del PIL, la cultura sono 80 miliardi ogni anno nelle casse dello Stato, la cultura sono 1.400.000 posti di lavoro. La cultura è l'articolo 9 della nostra Costituzione. Nel 48 i padri costituenti, una Costituzione che oggi vogliono rottamare, Renzi, il gran rottamatore, troppa ce n'avrebbe di roba da rottamare prima della Costituzione, eppure lì, permettetemelo, sì, bisogna ricordarglielo. Avevano individuato che nell'investire nella ricerca, che investire nella cultura, nel paesaggio, non solo era doveroso per rendere merito a questo paese che ce l'ha regalata la cultura, ci ha regalato le spiagge e il paesaggio, ma era un investimento economico. Beh, signori, è proprio da lì che il Movimento 5 Stelle vuole ricominciare, da una rivoluzione culturale, perché nella cultura